Cari amici di Organo, buonasera. Quest'oggi mi trovo a Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo, dove suonerò per il Festival Arezzo Organ Festival dell'edizione 2022. E sono in compagnia del maestro Andrea Trovato, il direttore artistico di questo festival, che ci parlerà sia della manifestazione e dello strumento che vedete alle nostre spalle. Andrea, come nasce l'idea di questo festival innanzitutto? Sì, Arezzo Organ Festival arriva ormai alla nona edizione quest'anno, ha preso il via quindi 9 anni fa, cercando di far risuonare tutti gli organi in primis della città di Arezzo e poi anche dei comuni limitrofi. Ad Arezzo ci sono degli organi pregevoli, a partire dagli organi della cattedrale, l'organo di Luca da Cortona del 1536 e poi su organi del 1600, del 1800, i bel tamburini a tre manuali della Pieve di Santa Maria e poi anche l'esigenza di far conoscere dei piccoli organi storici che sono appunto nei paesi che circondano ad Arezzo, che sono un patrimonio da preservare e valorizzare. Andrea, vuoi parlarci dello strumento che suonerò questa sera, che sta alle nostre spalle? Certamente, questo è un organo ottocentesco di scuola toscana, come ce ne sono molti nel nostro territorio, ed in particolare l'organo appunto della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Laterina è di Giovanni Battista Banci, costruito nel 1850. È un organo che ha un ampio repertorio di registri ad ancia, di caratteristiche tipiche degli organi toscani dell'Ottocento, con imitazione appunto dei suoni della banda, dell'orchestra, adatta per fare sia musica ottocentesca di stile operistico, ma anche per fare musica più antica. Allora, ringrazio il maestro Trovato per il cordialissimo invito e a ricordo del mio passaggio in terra di Arezzo, vi lascio un lavoro edito di recente. Si tratta della trascrizione dei Walzer, opera 39 di Brahms, che tu penso conosca bene, visto la tua esperienza di pianista, nella versione per organo. Grazie, Bellissimo, un grazie ancora per bellissimo l'invito. regalo, grazie a te, grazie. Grazie.